Hola Luciadores e masticatori di racchette da ping pong, ben ritrovati dal vostro disperatissimo Silver, che ne ha combinata per l'ennesima volta un'altra delle sue. Allora, come vedete, non ho più il nostro fantastico elmo a patata, ho un look completamente diverso. Questo perché? Perché vi avevo fatto aspettare l'inizio di questo video per andare di qui, sono andato di qui, ho visto che la shortcut si apriva solo di là, ho detto guarda, ho due scelte, una è fare il giro e l'altra è non fare il giro. Allora ho detto provo a scendere, allora proviamo a scendere. Nel frattempo cincischiando, chiacchierando e girolando nel pischetto, mi sono reso conto che c'era praticamente un boss. Ho sfidato il boss, sono morto, mi sono entusiasmato, ho detto cambio il set completamente. Poi vi spiegherò il perché ho messo questo set mischiato di roba che non avevo preso in considerazione prima. Fra l'altro, fare offerte, abbiamo un fabbro in giro? No. Ok, fa niente, non ce ne facciamo. No, non è vero, qualcosa ce ne facciamo, però fa niente. Avevo deciso appunto di scendere, avevo visto il candelabro qui subito, praticamente dopo aver realizzato di essere nel grande vuoto, e mi sono accorto giusto appunto di non aver fatto partire il cronometro. Sono volate madonne, proprio interstellari, però con quella del è andata bene, perché non sono andato avanti proprio tanto, quindi perdonatemi veramente. Voi ora vedrete il boss con quella del wow che merita sorpresa, e io mi sono attrezzato a dovere con la difesa ai danni arcani, perché mi ha bisciottato. Non ho avuto neanche tempo di rendermi conto che la strega del lago, questa simpatica donzella pulzella, mi aveva aperto come un salva di nero. E io non tengo dinero, vamos a tequila, signorita bonita e porca puttanita. Credo che ci siamo capiti cosa intendevo con Maremma Maiala, questa ci oblitera veramente il sedere, che è una festa. Io ci riprovo perché voglio un attimino prendere dimestichezza col personaggio, anche se in realtà a questo punto direi che di nuovo devo dare la precedenza a la rapidità in fase d'attacco, mi interessa un filino di più. Abbiamo magari un range non ottimale, però potrebbe essere la soluzione migliore. Allora vediamo di provare a buffare anche l'arma per fargli un filino di danno in più. Ci riproviamo, se non dovessi riuscirci poi, perché veramente se diventa un po' impervia il discorso, vi lascio immaginare che fate un po' voi la quantità di danno che ci fa anche a scudo arcano alzato. Quindi mi concedo ancora un ottusissimo tentativo, perché mi sa veramente di boss fetente, ma di boss difficile. Allora, le candele indicano il livello di difficoltà del boss. Più candele ci sono, più il boss è facile a sto punto, perché una candela, un boss di livello 1, proprio il top di primo livello, magari il boss finale del gioco, neanche lo sappiamo. Però è bello, strega del lago, e noi siamo naufragati. Non pensavo si potesse naufragare in un lago, ma scusate, è già avvelenata? Caccia la pupazza! È così fragile? Voi sapete che io mi ostinerò a provarci adesso? Perché ogni volta si può solo che migliorare. Allora, lo scudo non è allora così importante, perché non ci ripara da niente. Quindi bah, forse ho sbagliato qualcosa, ma sinceramente chi se ne... Allora, qui abbiamo aumenta la potenza di attacco, ok. Se tanto mi dà tanto, una strega dovrebbe temere di più il fuoco. Quindi proveremo a buffarla a fuoco. Vado a ragionamenti veramente iperbolici. Lo scudo non ripara di un cacchio, quindi vediamo un po' se riusciamo a farle tanto tanto malino. Perché lei è veloce, ma non poi così.
No. No, merdacchio, no. Non lo fare mai più. Mai più. Ho sbagliato. Mi sono confuso con la boccia. Pensavo di essere ancora con... Così ho anche sprecato... Che nervoso. Ho sprecato anche una boccia di fuoco. Non ho fatto troppa bada se effettivamente ne valesse la pena, ma fa niente. Vi ricordo che non avendo ancora capito come funziona il multiplayer, cazzarola, se posso evocare gente online e robe simili, io me la sto tranquillamente giocando da solo, quindi non so se effettivamente sia la scelta migliore. Non voglio nemmeno però tediarvi con... No, baffiamola così. Non voglio nemmeno tediarvi con quella del fare un video tutto di tentativi sulla strega e basta, perché abbiamo lasciato indietro anche tanta roba da esplorare, ve lo ricordo. Aio, figlia indrocchia. Ecco, fai sempre quell'attacco e andremo molto d'accordo io e te, ragazza. No, no, l'altro attacco, non questo, altro. Sì, però... dovevi farlo più in alto. Che bello, ci ha rubato zero sale, gliel'abbiamo puppata nel secchietto. Siamo a questo, la disperazione porta a questo. Allora, per questo video sarà l'ultimo tentativo, dopodiché torneremo verso l'alto, andremo a esplorare la zona che abbiamo lasciato indietro e via dicendo. Ok, baffata fuoco, vediamo se rende di più. Sì, le presentazioni avevamo già fatte, cioè essenzialmente ciccia, veramente tedi. Eccola, subito, non facciamoci mancare nulla, che non si sa mai. Grazie. No, merdacchio! Se riuscissi a capire come cavolo si evita questo attacco. E vedo che anche equipaggiarsi di difesa arcana non è servito a granché. Quindi direi che torniamo al nostro fantastico elmo patata, che è quello che farà la differenza nei giorni a venire. Rimettiamo il nostro bustino da coso e le nostre braghette da come, che ci piace viaggiare leggeri. Ok. Sì, vabbè, potevo risparmiarmi tutte ste scene. No, lasciare, scusi, non volevo sembrare scortese, ma sinceramente le puzzano le orecchie. Allora, non mi serve più la difesa arcana, ma mi servirà più un mettiamoci la luce, che così non ci scassiamo la torcia per nulla. Allora, lì avevamo parlato con Ciccio, quindi ci siamo lasciati indietro questo. E ora io mica me lo ricordo da che parte devo andare. Fammi capire. La torcia non serviva. Ok, perfetto. Carbonizzato reliquiarlo, che sono cose simpaticissime che servono per potenziare gli oggetti un po' più fighi, eh. Sapete che vi odio, voi che avete messo le bottiglie lì? Ammesso che esistiate? Questo mi fa capire ulteriormente che non siamo mai passati di qui. Adesso troveremo solo un inutile shortcut e scopriremo di essere praticamente sotto il punto iniziale. Okay, questo gioco è veramente capace di tutto. Non paghi della labirintite del silver. Loro ci aggiungono il carico da 90. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Ce la posso fare. Mo sento che ce la posso fare. Oh yeah! Questa è bella. Flamestar, gonna stregone, veste stregone. Aspetta.
Perché poi sono capacissimi sti stronzi di metterti come la spada un item così. Difesa arcane 48 contro 49,7, però in realtà no, beh, questo non difende un cazzo dagli elementi. Questa è una difesa sommaria migliore, è esteticamente bellissimo, ma ciccia, va bene. Trova il tempio in rovina, arriveremo in fondo a questo. Fino in fondo questo, va bene. Ok. Bene, ho trovato le vesti dello stregone che non servono a una secchia di minchia di nulla. Fanno solo figo, però vabbè. Ok, ne è valsa la pena perché sono contento di aver visto una porta che no, in realtà non c'era. E voi direte, no, c'era, sei eri tu che non l'avevi vista. No, non c'è. Com'è che mi sono perso completamente? Santo mondo. Questi cosa sono? I quattro re di... Ah! Vuoi farmi credere che l'arma è... Oh, figata! Ma tu pensa. Porca trota pure questo però, eh! Grazie. Vi apprezzo molto. I steam you. Abbiamo avvelenato un'ascia, eh! Volevo dirvelo perché... Non è da tutti avvelenare un'ascia. Ma lasci che t'avveleni l'ascia. Grazie. Aio. Ok. Continuiamo a dimenarla a destra e a manca. Sti cosi hanno rotto il cacchio, ve lo dico. Qualora non si fosse capito, logicamente. Guardate che bello il counter dei danni, che praticamente è infinito. Certo che io potrei anche buffare un'arma a cacchio. Grazie. Ma l'effetto del veleno non svanisce mai. Siamo dannosissimi. Aio, però anche lui non scherza. Credo che ora non ce la lancerà mai più. No, ce l'ha lanciata. Però, guardi, se lei sta senza lanciarla, io non mi offendo mica. Che bello aver avvelenato quest'ascia che ci muore così. Siamo partiti nel video per fare un boss e ne abbiamo sconfitto un altro. Posso dire che è una figata tutto ciò. Che bello. Bene. Ora mi resta da capire se qua sopra possiamo avere un contatto umano con qualcuno, che non mi farebbe schifo. Oh, salve! Meno male, dotare icona, sì. Meno male perché giustamente io ho sempre il problema del cronometro e sapete che se decido di mollare la partita, anche perché tra poco avrei un impegno, devo ritrovarmi poi all'ultimo santuario quando riparto a giocare nella prossima partita. Quindi il nostro Mister Patata è riuscito brillantemente a scatafottersi un boss Peachwoods. Perché questo posto non mi suona nuovo come nome? Beh, nuvolette non ce n'è. Questo boss di robe speciali non ce ne ha conferite. Abbiamo un casino di ceneri di boss secondari. E poi questo è un tempio vero e proprio, non un tempio secondario. Questa cosa mi incuriosisce non poco. Quindi praticamente ora dobbiamo tornare giù dalla strega con tanta gioia del Silver, che sta cercando di salire per sconfiggere la morte in culo alla sorte. Cosa è sta cosa? Non ci piace, è stata una pessima idea. Devo andare. Siamo in gabbia come dei citofoni. E io ho un casino di sale che preferirei andare a spendermi in posti anche promiscui, se non vi dico.